Bruno Fábio Fernandes. Difficilmente Boccherini in epoca moderna può ricevere tanti applausi. Noi rifaremo l'ultima parte dell'ultimo numero perché vedo che sinceramente vi è interessato, vi ha emozionato. Grazie. Thank you.
più che di chiesa, stupendo. Abbiamo ospitato questo concerto veramente straordinario. Voglio complimentarmi, congratularmi innanzitutto e non solo per galanteria, prima di tutto con Elena, veramente hai fatto una esibizione stupenda, superba, veramente, veramente brava. A tutti gli orchestrali, di Rovereto e di Trento, specialmente ai giovani, come ha sottolineato il palco, vi auguro veramente di bene, tante soddisfazioni per quello che è un'arte straordinaria, qual è quella della musica. Al direttore, per la sua veramente direzione, sia del soprano che dell'orchestra. Boccherini, come ha già detto lei, è un talento che ne è stato molto conosciuto in patria, più all'estero purtroppo, come capita a tanti talenti anche oggi in Italia, che sono costretti a farsi valere più all'estero che non da noi. Però era veramente un grande musicista e lei ha saputo far interpretare la sua orchestra e il soprano quello che penso che fosse lo spirito della composizione di Boccherini, quello di trasformare quello che era un dramma tutto sommato umano, sensibile, qual era, e terreno, quello di Maria per la morte del proprio figlio, in qualcosa di veramente straordinario, trasformarlo in un canto di fede. Io penso che questa sia la cosa migliore che tutti abbiamo capito, che tutti abbiamo compreso, anche per chi magari la musica come me forse non la mastica molto. È stata una serata veramente bella, è stata una serata emozionante, veramente emozionante, e gli applausi che ci sono stati veramente emozionanti. Bravo, veramente, bravo.